Una persona che non sa meditare non è in grado di cercare la sua spiritualità. Rimangono a sfidare Sri Krishna soffrendo, soggiogati dal mondo materiale, schiavi di questa realtà anziché al servizio di Dio. Un caro saluto a tutte le spettatrici e a tutti gli spettatori. Mi è stato gentilmente segnalato il quinto libro di Sriram Bhagavatam, L'impeto creativo. E sotto, trovate nella presentazione, trovate il link originale di tutto il video. Considerato che spesso mi chiedono come avviene l'eclisse di sole, trovo utile ed opportuno questo video. Nello stesso tempo mi rendo conto ogni giorno che passa che la storia, prima della nostra storia, contiene molte più verità delle verità aggiunte da quando questi antichi testi sono stati soppiantati dai successivi. Ecco, quello che abbiamo bisogno di sapere lo troviamo qui al capitolo 3, che mostra il nostro universo dalla parte della Terra piatta. Ora, quello che attraversiamo qui, vedete, è il piano e questa sezione nel mezzo è dove ci troviamo, dove siamo, qui. Questo è quello che andiamo ad ingrandire in questo, da questa parte. Eccolo qui, ingrandito. Quello che è interessante è che il Sole orbita ad un'altezza dalla Terra. L'altezza dalla Terra del Sole è che si trova più basso rispetto alla Luna. E se guardiamo qui abbiamo anche Rahu, e Rahu è molto molto vicino al Sole. E questo Rahu è un pianeta che non emette alcuna luce, pertanto rimane invisibile. Fin tanto io credo che non è esposto alla luce. Questo è quello che penso, ma se mi sbagliassi, leggete voi stessi il libro e cercate di capire esattamente. Rahu diventa visibile solo durante l'eclissi di sole, pertanto non è la Luna, ma è Rahu. Per parlare in maniera molto semplice, queste sono le orbite ellittiche. Ellittiche fa in questo modo. Queste orbite con queste angolazioni e vanno in tutte queste direzioni, e la Luna può attraversare questi percorsi del Sole. Infatti è quello che succede. Ma è Rahu che provoca l'eclissi di Sole, e questo è quello che so.